Un programma di percorsi originali e di visite insolite per cedere al fascino millenario di Partenope. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la terza edizione di Innamorati di Napoli, un'iniziativa che invita a scoprire i luoghi meno conosciuti della città in compagnia di guide turistiche e personaggi illustri che di ciascuna meta racconteranno la storia, le curiosità, i legami affettuosi. Essere accompagnati per i luoghi meravigliosi di Napoli, ovviamente dalle guide che sono il supporto di tutta questa organizzazione che ringraziamo, ma anche da tanti ciceroni illustri che in quel giorno mettono a disposizione il loro personale impegno, il loro personale amore per Napoli e lo trasmettono ai visitatori, ripeto, è un'iniziativa che ha avuto molto interesse, riscuote molto interesse. Il pomero del Liberty con Valerio Caprara, che è il noto critico cinematografico, poi abbiamo una rilettura in chiave particolare della Cappella di San Severo fatta dal noto scrittore Martin Rua e poi abbiamo Enzo De Caro che si dedicherà al Palazzo Reale. Ci sarà anche una piacevole passeggiata con accompagnamento musicale che parte dal Vomero ed arriva giù fino a Castellbellotto. Faremo una visita guidata allo studio di Antonio Nocera, che è un pittore napoletano che ha una tenera a Caivano e l'altra tenera a casa sua, a Via Salcio a Positivo. Nocera è un pittore che recupera anche la tradizione napoletana e recentemente ha fatto un libro d'arte proprio dedicato a Pulcinella. È un pittore fiabesco sognante. Le visite avranno luogo in simultanea nella mattina di domenica 18 febbraio, mentre sabato 17 si svolgerà quella al Borgo Orefici. L'iniziativa accompagna un periodo di forte rilancio del turismo a Napoli. Un impegno che è ricompensato dalle istituzioni ma anche dai cittadini e dai turisti. Nell'ultima domenica al museo noi siamo stati con 7.800 visitatori circa il terzo museo più visitato d'Italia, considerando con una certa precisione che al secondo posto c'è il Museo Nazionale Romano, che è un insieme di diverse istituzioni, quindi il MAN ha avuto una performance eccezionale da questo punto di vista e ringraziamo tutti che ci coadiuvano in questo nostro viaggio. Vorrei ricordare che proprio nei giorni scorsi Ryanair ha diffuso un comunicato. Sapete che questo grande vettore internazionale ha aperto numerosissimi nuovi scali in collegamento con Napoli e a inizio anno vende stock di milioni di biglietti aerei e le tre città più vendute sono Porto, Milano e Napoli. Per partecipare è necessario prenotarsi su www.comune.napoli.it o attraverso il sito delle guide turistiche campane, dove è indicato il dettaglio delle visite. Io dico che questa iniziativa serve anche a fare crescere il senso di accoglienza e anche il senso civico, perché essere una città turistica vuol dire che ogni cittadino deve un po' fare anche la sua parte.